Per cui chiedo che il parere sia rivisto senza la riformulazione, anche ricordandole l'impegno che lei aveva assunto e l'impegno che la sottosegretaria D'Onghia continua a ripetere sui territori. È venuta nella mia città a Taranto promettendo la statizzazione di quell'istituto musicale. Approfittate come governo e come maggioranza di questo ordine del giorno per dare una risposta a docenti e a studenti e a strumenti di eccezione e a situazioni di eccezione dei territori, soprattutto dei territori meridionali. Grazie. Lei cambia il parere del governo? No, Presidente. Bene, confermo, allora... ma voglio solo rassicurare l'onorevole Duranti sul contestuale impegno del Governo a provvedere a questo tema che ci è molto a cuore. Grazie. Onorevole, che cosa va bene? Bene, onorevole Paglia, raccomandazione, presumo che vada bene. Invece è parere contrario sul Costantino. Vuole intervenire? Prego, onorevole Costantino. Sì, grazie Presidente. Io intervengo perché mi aspettavo su questo ordine del giorno un parere favorevole con riformulazione. E spiego perché. Perché in realtà uno degli impegni che sta all'interno di questo ordine del giorno me l'ha suggerito il sottosegretario Faraone, quando in commissione mi chiese di ritirare gli emendamenti sull'introduzione dell'educazione sentimentale e mi chiese di presentare un ordine del giorno in cui sollecitavamo il governo appunto a calendarizzare le varie proposte di legge che in questo momento sono depositate alla Camera su questo argomento. Anzi, questo fu proprio il motivo per cui quegli emendamenti non vennero accettati, perché siccome sono presenti varie proposte di legge sull'argomento mi venne detto che era più giusto e più opportuno che venissero discusse tutte quante insieme e che quindi per questo la riforma sulla buona scuola non era il luogo adatto in cui poter discutere. Allora io non capisco perché in questo ordine del giorno non si poteva cassare